Bene amici, quest'oggi volevo mostrarvi le ultime riprese del sistema di canali così come lo conoscete, prima infatti che andrò ad installare interrazzamente lo scaricatore a calice. Questa parte che vedete, ho lasciato anche sottofondo l'audio originale di modo che possiate godervela appieno, questa parte che vedete rimarrà così, ma qua dove sto diciamo inquadrando ora, questo invaso verrà ampliato e migliorato ed è proprio in questa zona che verrà creato l'invaso da cui che sfiorerà appunto il mio scaricatore a calice. Perfetto, quindi qui appunto verrà ampliato codesto invaso, questa tubazione verrà rimossa e in particolare ora dall'alta inquadratura vi farò vedere ancora meglio, andrò a porre anche in questo caso un terrazzamento formato da un asse di legno con dei picchetti formati da tondini metallici, praticamente tondini d'armatura, questo per sostenere meglio il versante. Infatti ho notato che questa soluzione non è il massimo per quanto riguarda l'erosione del mio versante stesso, che è soggetto proprio per la marcata pendenza e appunto per migliorare anche la godibilità di questo paesaggio e poterne usufruire, anche renderlo calpestabile diciamo, andrò appunto a creare questi terrazzamenti. Intanto questa immagine molto bella che vi sto mostrando ora, che fa vedere proprio la mia vasca di dissipazione, come il getto d'acqua vada ad impattare nel secondo invaso a cascata che avevo creato, per poi uscire attraverso la seconda conduttura, quella diciamo più corta. Anche qui, sempre in prossimità di questo appunto secondo invaso, io andrò a realizzare il mio secondo terrazzamento, sempre formato da un asse di legno e da dei picchetti formati da tondini metallici che proseguiranno sul terrazzamento, come vedete alla sinistra di questa inquadratura, come già vi ho mostrato, e la mia condotta, la mia tubazione appunto in PVC, passerà appunto sotto l'asse di legno che utilizzerò per il terrazzamento. Questa è la novità che vi mostrerò appunto nel video e appunto la cosa che mi eccita anche di più da questo punto di vista. Intanto, come vi mostro in quest'altra inquadratura, ho proseguito diciamo a scavare il piccolo solco che forma il canale, che porterà poi la mia acqua, appunto la mia portata verso valle, e che andrà poi a farla ricongiungere con l'invaso finale in cui si raccoglieranno le acque provenienti da entrambe le parti del sistema di canali, quindi quella a destra e quella a sinistra. Quindi con queste immagini vi lascio, molto presto arriverà appunto il video della realizzazione dello scaricatore a calice e del sistema di terrazzamenti, quindi io vi ricordo di iscrivervi se volete supportare questo progetto e arrivederci a tutti al prossimo video.